Mi chiamo Peter Kien, ho 40 anni e sono il più importante sinologo del mondo e come ogni mattina sono in giro tra le 7 e le 8 a guardare le vetrine delle librerie che sono ancora chiuse, chiuse così non mi inducono in tentazione ad acquistare libri che ne ho già tanti e per ricordarmelo esco sempre con questa borsa gonfia così posso anche tenermeli attaccati ed evitare il contatto con gli altri perché se ne cadesse uno si insudicerebbe e sarebbe una disgrazia. E comunque guardo le vetrine a 1 metro di distanza con un po' di distacco perché naturalmente la mia biblioteca privata non ha tante di quelle indecenze, sconcezze, porcherie che esibiscono queste vetrine dei giorni nostri. La mia biblioteca ha tutt'altro tenore e io ci andrò a ritirarmi per tutta la giornata, come sempre, quando saranno trascorse le 8. Questa mattina ho perso un po' di tempo con un bambino impertinente, molesto, che si era frapposto tra me e la vetrina, e però mi ha stupito perché io ho chiesto come si, cosa faceva lì, e lui diceva: sai leggere? Sì, certo. Vedevo che seguiva con la testa tutti questi libri, che ripeteva sottovoce i titoli. Preferiresti un libro o una tavoletta di cioccolata? Un libro, naturalmente. E ti piacerebbe vedere un paese? Certo, la Cina, l'India, la Cina soprattutto. Mi piacerebbe avere una grandissima biblioteca come la sua, perché mi hanno detto che lei è una biblioteca incredibile, con tutti i libri, e ce ne dovrebbe essere anche uno in cinese. Come questo, e gliel'ho fatto vedere uno del filosofo Meng, sai, questo è stato scritto 2250 anni fa. Oh, Madonna, era emozionatissimo. Potrei venire a casa sua a vederlo, sì, certo, ma anche oggi pomeriggio. Ragazzino, andiamoci piano, io ho da fare, magari tra una settimana. Mi ha fatto simpatia, anche se poi i bambini, poi ci vorrebbe una donna che li guarda, finché la cucina se ne occupa una governante, ma per un bambino ci vorrebbe una mamma e le donne a quel punto sono abituate a uscire dal loro ruolo, dalla loro funzione, cominciano a interrogare, a interrompere. Però mi ha messo un po' di allegria vederlo perché mi sono ricordato di quando io avevo 9 anni, mi sono fatto chiudere dentro una libreria per rimanerci solo la notte, che avevo avuto anche paura perché su ognuno di quei 10.000 volumi dalla strada saliva un fantasma, erano 10.000 fantasmi, non bisogna irritarli, e io ero rimasto sotto dopo aver respirato quell'odore dei libri e avere al buio perlomeno intravisto ognuno di quei titoli. Poi naturalmente al mattino avevo detto che per errore mi avevano chiuso dentro, mi avevano fatto riaccompagnare con 1.000 scuse, ebbene adesso ero il padrone di questa grandissima biblioteca e mentre sto lì a rimangiare sento uno screzio vicino in strada, c'è un uomo che si rivolge a un altro chiedendo la Mutstrasse, mi scusi, e poi insiste, sto parlando con lei, la Mutstrasse, le ho chiesto un'informazione, poi insiste, ma insomma sarà mica sordo, ma insomma, ma chi si crede di essere? Adesso è una questione di principio, non mi importa affatto di dove è la Mutstrasse, ma lei mi deve rispondere, lei non sa chi sono io. E poi cerca di strapparmi la borsa, sì, perché quell'uomo, ci ho pensato dopo, si stava rivolgendo proprio a me quell'impertinente, ma io non ho tempo da perdere con le persone, non vado neppure ai convegni, stanno sempre lì ad aspettarmi, le persone non sono la verità, non sono la scienza, quella sono i libri, tutta la conoscenza che c'è lì dentro e che c'è nella mia biblioteca.